Ciao e benvenuto a questo nuovo video. Porto qui un po' dei miei quarzi che mi piace sempre avere quando faccio le letture. Anche il mio cuore è di quarzo rosa. Benvenute, come dicevo, a questo in questo video dove andiamo a continuare con la nostra rubrica dedicata alle carte, ai mazzi di tarocchi, ai mazzi di oracoli e ai consulti interattivi. E Oggi parliamo di un mazzo un po' particolare che forse non tanti di voi conoscono, perché è un mazzo che è uscito da poco e che diciamo fa parte dell'esperienza dell della nuova Doreen Virtue, perché forse molti di voi non sanno che Dorin, dopo eh, aver lavorato tantissimo con le energie angeliche, con eh, diciamo le energie, ha cambiato un po' rotta, è come se avesse avuto un, un momento di, eh, di conversione, chiamiamolo così, però eh, diciamo che può essere condiviso o meno. Però eh, ha realizzato, nonostante questo, forse un po' in modo anche eh, contrario a quello che, che ci dice, però ha realizzato questo mazzo. Questo mazzo, eh, io non voglio adesso affrontare il discorso di Doreen perché molti ne hanno parlato, ma eh, io ritengo che ciascuno sia libero di fare ciò che vuole. Voglio parlarvi però di questo mazzo, che è un mazzo particolare. Perché questo mazzo, luce amore, a parte essere bellissimo, eh, a differenza degli altri, va a ehm, proporre eh, alle varie insieme alle varie illustrazioni dei, eh, dei versetti tratti dalle sacre scritture. C'è anche un altro mazzo dedicato al Maestro Gesù. Io trovo che siano molto belli questi mazzi. Il, maestro sul maestro, il mazzo sul Maestro Gesù, nel momento in cui registro, non ce l'ho ancora, però eh, penso che farà parte presso della mia collezione. E voglio mostrarti un po'. Come al solito il libretto eh, nel libretto si parla eh, del, del mazzo come leggere le carte e poi c'è il significato delle carte. Per ogni carta andiamo a leggere una ehm, come dire un'interpretazione che l'autrice dà di questo versetto che fa parte dei Salmi, dei proverbi, sono proprio i di, di diversi libri Luca eh, diversi libri cioè diverse sacre scritture le carte te le faccio subito vedere come vedrai hanno immagini un po' diverse rispetto a quelle che siamo abituati perché troviamo eh, per esempio raffigurazioni della della colomba troviamo sì gli angeli però probabilmente un'interpretazione diversa eh, abbiamo anche qui. Eh, sto, sto guardando con voi perché è un mazzo che ho usato diverse, alcune volte, ma non tantissime. Questo riprende anche eh, un'immagine che è la, è la um, copertina, diciamo, delle eh, delle, delle carte di, degli unicorni. Questo ci mostra il Maestro Gesù, quindi diciamo che questa è un po' una fase di transizione. Cioè probabilmente sono state pubblicate eh, in America nella sua fase di transizione. Anche perché da noi sono uscite poco fa, però sapete che le carte di Dorin eh, spesso escono prima nella negli Stati Uniti e poi arrivano da noi le carte proprio del, invece del maestro Gesù sono proprio uscite in un momento dove lei aveva già fatto questo suo passaggio diciamo comunque come potete vedere sono già diverse anche per tematica rispetto a, a quelle che siamo abituati a vedere allora quello che facciamo adesso continuo a far vedere le carte comunque sono davvero molto belle a me piacciono moltissimo andiamo a fare una lettura interattiva e vediamo quale è il libro eh, da cui è estratta questa massima andiamo a vedere la nostra massima per andare a fare proprio un po' di meditazione su quello che ci arriva infatti queste carte vanno utilizzate così intanto le scarico vanno utilizzate proprio cogliendo il messaggio che ci viene dato e eh, facendo un lavoro di intro, introspezione sul messaggio che ci arriva quindi quello che dovrei fare adesso io mescolo le carte andrò a Um, posizionare una carta sotto ogni pietra, tu ti concentri e a distinto vai a uh, richiamare la carta che più ti rappresenta, che senti che proprio ti sta chiamando. Se vuoi metti anche un po' in pausa un attimo in pausa il, il video per vedere che cosa arriva, scegli e poi ricevi il messaggio. E andremo a vedere cosa arriva. Così, poi nelle, nei prossimi giorni lavoreremo proprio su questo, rifletteremo su quello che ci è arrivato. Quindi abbiamo questa carta per la lavora bianca, questa per la tormalina rosa e questa per il nostro calcedonio blu. Allora partiamo, ovviamente prenditi il tempo per scegliere, metti in pausa e poi partiamo con la lettura. Partiamo dalla Labradorite bianca. Il messaggio è guarda ogni cosa con gli occhi dell'amore. Arriva da I Corinzi 1345. Chi ama è paziente e generoso. Chi ama non è invidioso, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio. Chi ama non cerca il proprio interesse. Quindi poi se vuoi potrai leggere nel libretto anche i, i significati aggiuntivi. Ovviamente come al solito ti lascio i link sotto il video per andare a trovare le carte, per acquistarle. Ehm, però eh, quello che puoi fare già da ora è lavorare su questo concetto, questo concetto di amore eh, incondizionato che è proprio un, concetto, un, un messaggio di apertura, questo è quello che la mia, eh, la mia intuizione mi porta, quindi eh, chiama il paziente generoso, quindi questo ci porta a, una, a un discorso anche di accettazione, di accettazione dell'altro, di non tirarsi indietro se per qualche motivo noi diamo e subito non riceviamo. Eh, di non eh, mettere delle barriere perché magari noi diamo molto e invece gli altri non ci danno abbastanza, e quindi eh, anche in questo caso chiama non cerca il proprio interesse. Quindi se noi diamo tanto ma non riceviamo abbastanza, non dobbiamo arrabbiarci per questo. Probabilmente riceveremo da altri non da quella persona direttamente, anche perché, come ci viene detto, chi ama non cerca il proprio interesse, non lo fa per essere amato, ma lo fa perché vuole mettersi in connessione con se stesso e con l'universo. Questo è il messaggio che la mia intuizione ti porta. Invece, se hai scelto la tormalina rosa, il messaggio è trascorri più tempo all'aria aperta. Abbiamo un, un messaggio dai Salmi che dice sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua. Darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai, riuscirà in tutti i suoi progetti. Quindi, allora, al di là del messaggio di stare più tempo all'aria aperta, perché probabilmente, stando più a contatto con la natura, riusciamo a cogliere dalla natura la saggezza, la saggezza di, ehm, di ciò che sono grandi risposte, che però ci arrivano da, da cose semplici. Quindi, l'albero che viene piantato lungo il corso d'acqua. Eh, da il frutto quando, eh, quando è il momento giusto, quindi dobbiamo avere anche un po', qui, in questo caso, un po' di pazienza. E ci ricorda che comunque le, le foglie non cadranno mai, perché l'albero è alimentato dal corso d'acqua. Quindi eh, è una scelta saggia, questa e sicuramente eh, una scelta che però eh, ci porterà a a vedere dei risultati quando sarà il momento giusto. Il messaggio che l'autricità è però trascorre tempo, questo è quello che mi arriva dall'intuizione, quello che invece um, mi viene detto dal, dalla carta stessa è proprio di trascorrere più tempo all'aria aperta. Quindi entrare in connessione con la natura ci porta ad avere una maggiore connessione con quelle che sono le nostre verità, le nostre um, anche le, le, diciamo, le, le verità nostre più interiori e spirituali. E poi passiamo al Calcedonia azzurro. Allora, il Calcedonia azzurro ci dice immergiti nell'amore divino. Abacuc 3:4 Il suo splendore è come la luce del sole. Quindi, questo è un messaggio proprio di. in cui ci, ci viene detto di affidarci, di lasciarci andare, di farci. Eh, di, di farci anche eh, irradiare dall'amore di Dio questo ci fa capire che noi siamo irradiati da questo amore se hai ricevuto questo messaggio probabilmente hai bisogno di eh, in qualche modo di conforto e di una conferma magari ti senti un po' in difficoltà e questo messaggio è un messaggio proprio di luce come dice proprio il mazzo no il mazzo è luce amore ricordiamoci il, il messaggio e tutti questi messaggi sono messaggi di luce amore quindi in questo caso ci viene detto di farci proprio <ride> Lavare da questa doccia di luce e immergerci in questa luce divina e sentirci protetti, coccolati, così come viene fatto da eh, questa immagine di Maria eh, che culla Gesù bambino. Eh, la, lo sta avvolgendo nella, nella, nella luce e lui si fa proprio avvolgere da questa luce. Noi, se abbiamo scelto questa carta, siamo proprio in una situazione come questa. Abbiamo semplicemente bisogno di farci coccolare da questa luce e di immergerci. Eh, queste carte sono bellissime, secondo me, sono molto particolari. Eh, mi fa piacere sapere cosa ne pensi, quale hai scelto, se ti rivedi nel messaggio. E dimmi proprio cosa pensi di questo mazzo, che è un mazzo un po' particolare, che non si vede tanto utilizzare, però ritengo che sia molto bello. Uh, più che per chi fa divinazione, per chi fa come invece noi che siamo su questo canale, un, un lavoro di introspezione e di uh, ricerca di noi stessi. Spero ti sia piaciuto il video. Uh, se non ti sei iscritto ancora e sei arrivato fino a qui, ti chiedo uh, di farlo se ti fa piacere, in modo tale da ricevere tutte le notifiche quando uh, pubblico nuovi video per la rubrica e anche per altre. Per, altre, per altri video, la cosa che voglio farti notare, è che è pazzesca, è che su questa labradorite c'è un cuore, luce amore. <ride> Ciao, a presto.